diversamente. E dunque, ora scende sul ghiaccio Philippe Warren, l'abbiamo detto, lui pattinatore francese, nato negli Stati Uniti, del tutto particolare, estroso, e vedremo anche il programma che ci presenterà oggi. Solo doppio il previsto quadruplo tolu. Triplo Lutz, triplo Tolup, ben fatta la combinazione. E bene anche il triplo Axel, molto bene. Non lascia indifferenti, no, insomma. Vero, molto personale, molto carismatico, direi, questo pattinatore, ci trascina nel suo ballo, nella sua musicalità. È bello anche vedere stili diversi in diversi pattinatori. E per lui non male, devo dire, un errore sul primo salto, decisamente completamente andato a vuoto, un passaggio a vuoto, ma poi ha mantenuto sangue freddo, è andato avanti e ha portato a buon fine gli altri due elementi di salto, la combinazione triplo Lutz, triplo Tolup e il triplo Axel, tra l'altro nella seconda metà del programma, per cui prende anche il bonus del 10%. E qui vediamo entrare quello che doveva essere il quadruplo Tolup, grande preparazione, carica, ma poi è fuori dall'asse, non se la sente e a quel punto non completa le quattro rotazioni ma solo due. A quel punto quell'elemento esce completamente dal conteggio perché non è possibile eseguire un doppio. Se avesse fatto triplo poteva ancora restare nel conteggio, ma doppio no. Poi se avesse fatto triplo sarebbe stato un problema qui invece, perché qui ha fatto triplo Lutz, triplo Tolup e sono entrati tutti e due nel conteggio, ma non essendo possibile ripetere un salto, se il primo fosse stato triplo gli usciva invece quest'altro triplo Tolup, quindi tra le due gli è andata bene così. Bell'incastro. Esatto.
ci sono anche tutte queste variabili che sono molto difficili per i pattinatori da tenere in mente, da calcolare mentre pattinano. Qualcuno riesce effettivamente a fare questi ragionamenti e avere in testa il possibile piano B, piano C e tutto quello che può venire dopo? È qualcosa che si prova anche? Sì, beh, ci sono già in allenamento, è previsto un piano B in caso di certi errori che magari sono anche abbastanza abitudinari. Ma quando succede l'imprevisto, qualcuno è abile e nella sua testa è capace immediatamente di cambiare, qualcun altro invece no e continua con il suo piano previsto. Immaginiamo la difficoltà, no, di dover cambiare in corsa, già è difficile appunto portare tutti questi programmi sul ghiaccio, adattarli a seconda dell'errore. Sì, poi fai che anche su ogni elemento, lui qui deve capire quando raggiunge la posizione, contare due giri da quando raggiunge ogni posizione, cosa che non c'era infatti nell'ultima posizione, era troppo alto. Ci sono migliaia di regole volendo che potrebbero tenere a mente, però poi devono anche pensare invece a come sviluppare il movimento per eseguire quell'elemento. Insomma, un compito veramente del pattinatore deve essere multitasking con questi regolamenti. E comunque la costanza, quello che emerge da tutto il suo programma dall'inizio alla fine, è proprio una partecipazione molto attiva, sì, coinvolgente. Molto coinvolto nella musica, molto personale il modo di affrontare il suo programma, sì. Infatti, è anche il modo di vivere continua. Kiss & Cry. Esatto. Molto simpatico. Ecco qui, 63.39 punti per Philip Warren, che si va a posizionare al secondo posto in classifica. L'atleta si trova attualmente in seconda posizione. E dunque.